sono slide con la Y perché mi dicono che fa più effetto. Sparisci. Negli episodi precedenti. Quanto manca alla nostra festa di fidanzamento? 5 giorni. Ho invitato mia madre e anche Tiffany. Mentirei se dicessi che non vedo l'ora di rivederle. Volevo chiederti scusa. Vorrei capire perché reagisci così. Mi avevi detto che la prima moglie era la più importante, sì, e la seconda era solo per i figli. Ma non mi hai raccontato tutto. E non so perché ti comporti così. È come se mi dicesse le cose solo per tenermi buona. E se ci sposassimo e scoprissi solo dopo che mi ha detto che farei? Forse dovremmo vedere uno specialista della fertilità la prossima settimana. Amore, perché dobbiamo addirittura vedere un dottore? Ho accettato l'accordo prematrimoniale e se non avremo un figlio prima che io compia 40 anni, dovrà pagare. La mamma ci ha invitate al compleanno, voi verrete? Noi teniamo troppo alla green card e non possiamo permetterci di rovinare tutto per una festa di compleanno. Bene, magari lo rimandano indietro. Forse non mi volete più vedere. Elizabeth, io temo che finirà comunque così in qualche modo. Stai già pensando che potresti prendere e partire per Praga? Sì, preferirei partire subito, anche da sola. Sì, ma non devi decidere, distinto. È meglio trovare il momento giusto. Ho paura per la mia famiglia, i miei amici, il mio paese, la mia gente, per tutti! Dio, quanto ti ringrazio per essere qui, perché non sarà un viaggio facile. Io lo amo davvero, non voglio lasciarlo. Forse soltanto la tua presenza potrebbe farlo tornare in sé. Se scoprissi che lui mi tradisce, tornerei qui, bloccherei il visto e chiederei il divorzio. Un po' paura. Devi solo rilassarti, un passo alla volta. Un passo alla volta, andiamo. Sì, guarda, rilassati. Bene. Vai in piscina, ragazzo. Forza, Michael, sei grande. Metti gli occhialini. Ora ci immergiamo insieme. Abbassa un po' la testa. Metti quel testone tutto sott'acqua. Sì. Bene, bravo, così. Bravo, bravissimo, dai, riproviamo. No, tranquillo, non ti preoccupare, ora proviamo di nuovo. Mi chiamo Michael, ho 34 anni e vivo a Lagos, in Nigeria. Vai, testa in giù, bene, molto bene. Non ho mai preso lezioni di nuoto, ho paura dell'acqua. Posso usare il salvagente? Questo non ti serve adesso. L'ultima volta che sono stato in piscina avevo 26 anni e sono quasi annegato, perciò da allora non ci ho più voluto provare. Da quella volta non ho mai più messo piede in una piscina, mai più, almeno fino ad oggi. Vai, ti sto filmando adesso, fai un bello spettacolo. Vai, batti, dai, ci sono qui io. Abbiamo il nuovo Phelps. Al punto in cui siamo ora, voglio vivere la mia vita senza avere più paura di niente. E oggi mi voglio mettere alla prova imparando a nuotare. Michael, è così che ti tuffi su Angela? Attento a quello che dici, amico, è mia moglie. Sì, lo sappiamo. Devo rispettarla, che è tua moglie, non scherziamo. È anche una nonna. Oh. Non mi importa quello che gli altri possono dire sul mio matrimonio e sulla differenza di età. No, io amo mia moglie Angela, però la distanza tra noi inizia a pesarmi perché lei mi manca tantissimo. Balla un po' per la tua mammina. Oh, ci siamo! Io e Angela non ci vediamo di persona da quando ci siamo sposati più di 2 anni fa. Da allora aspetto il visto per gli Stati Uniti ed è stato un grosso problema per me. Michael, come resisti a stare senza tua moglie per anni? Lei mi manca tanto, lo sai, ma ora litighiamo spesso. E perché litigate? Sapete che Angela è molto testarda e vuole sempre controllarmi. È sempre stato questo il nostro problema. È con vero. Angela. Abbiamo conosciuto sua moglie qualche anno fa.
E dall'inizio della loro storia lei ha sempre comandato. Vi dico una cosa, non vi voglio intorno. Siete dei cattivi esempi e tu soprattutto. Tu sei aggressiva e troppo gelosa. Sai una cosa, non sono tuoi bello. Stro... Che c'è da ridere? Ora adesso non ridi più? Basta. Non ti prego, sembra divertente? Amore. Da quando Michael ha iniziato la sua storia con Angela, ha sempre paura di contraddirla. Se non avesse paura di lei, credo che l'avrebbe lasciata da tanto. Voglio che anche la mia opinione sia considerata nel rapporto, ma lei mi sta facendo passare dei bruttissimi momenti. Aveva anche detto che mi avrebbe sempre aiutato, ma sono ormai diversi mesi che non mi manda più soldi. Perché non ti trovi un lavoro, per il momento? Un lavoro? Ecco, quando ho presentato la domanda per il visto per gli Stati Uniti, lei mi ha detto di non lavorare e di stare a casa in attesa di partire. Dai! Michael! Angela non vuole che io lavori perché non si fida di me al 100%. È per questo che pretende ancora che stia sempre a casa, così avrò meno occasioni per frequentare i miei amici, che secondo lei hanno una cattiva influenza su di me. Io vorrei avere una vita, poter socializzare, essere felice, perché è quello che vuole tutta la gente normale. Mi piacerebbe solo poter guadagnare dei soldi per me. È per questo che sono tornato sui social media e se divento un influencer posso fare presto tanti soldi. Ma hai già iniziato a guadagnare da quando sei sui social media? Ecco, mi sto prima creando un mio seguito. Un seguito di follower? Sì. Angela invece insiste che dovrei lasciare tutti i social media. Dici davvero? Ma io non l'ho ancora fatto. Fai bene se è quello che adesso vuoi fare nella vita. Mi avete seguito un po' sui social? Sì, fai quei video in cui balli. Ma quando balli sei strano. Come strano, dai! Sto sui social media per fare soldi, perché in Nigeria molti influencer sponsorizzano prodotti, aziende e si può guadagnare bene. Ma Angela non vuole che io stia su Instagram perché dice che ci provo con le altre donne. E questo non è assolutamente vero, e è anche l'origine dei nostri problemi. Per me è un punto di inizio. Da adesso in poi nella vita voglio fare solo quello che mi rende felice. Sai, è quello che ti avremmo voluto sentir dire fin dall'inizio. Amo ancora mia moglie e voglio che il nostro matrimonio vada avanti, ma è importante per me che anche la mia opinione conti nel rapporto, che lei mi ascolti, no? Se no... meglio finirla qui. Ragazze, perché non venite Forza, da noi? Venite qua. Guarda che belle signore. Ragazze, vi presento il mio amico Michael. Non so se l'avete mai visto ballare. Forza, Michael. A questo punto so che c'è un'alta probabilità che il nostro matrimonio non vada avanti, perché Angela vuole avere il controllo su tutto. Ora ci provo. Bene. Ma spero tanto che troveremo un accordo, perché io sono suo marito e devo poter dire la mia nel matrimonio. Vai Michael, sì, vai, sì, Michael sì, vai Michael, sì. Balla, balla Michael.